L'estate del 2022 è ormai iniziata e gli italiani guardano alle vacanze, organizzandole sempre più spesso attraverso le prenotazioni online, come ad esempio di Case Vacanze. Con la diffusione di questa tendenza, però, è aumentata anche la possibilità di incorrere in truffe online, specialmente nei confronti di quegli utenti che per la prima volta si approcciano a un tipo di prenotazione fai da te. Proprio per questo, anche quest'anno, la Polizia di Stato e la Polizia Postale delle Comunicazioni, in collaborazione con Airbnb, ha rinnovato la propria campagna di prevenzione per aiutare i cittadini, sia ad orientarsi durante queste operazioni che a riconoscere e stare alla larga da tentativi di raggiro più diffusi. In particolare, considerate attentamente questi comportamenti. Attenzione anzitutto se il proprietario della casa che avete scelto per le vostre vacanze vi dice di essersi appena trasferito all'estero. Molto probabilmente, infatti, vi chiederà di fare un bonifico internazionale, di inviargli i vostri documenti d'identità, che tra l'altro potrebbe utilizzare per costruirsi nel futuro una nuova identità fake, e di concludere entro 24 ore l'affare. Affare che, una volta concluso, farà sparire il proprietario insieme al bonifico effettuato. Attenzione se dopo aver contattato un utente per informazioni su una casa di vostro interesse, questi vi rimpalla da un sito all'altro, chiedendovi ad esempio di spostare la trattativa al di fuori dell'app ufficiale su canali di messaggistica istantanea o per email. Molto probabilmente a un certo punto vi dirà che per ragioni di aggiornamento del calendario o di natura tecnica l'annuncio sul portale prescelto non è più visibile, inviandovi un link diretto però ad un sito clone. Fate infine attenzione a quegli utenti che hanno creato da poco un profilo ed hanno un annuncio sprovvisto di recensioni o descrizioni estremamente vaghe e che vi propongono, qualora interessati, sostanziosi sconti proseguendo la trattativa privatamente e effettuando un pagamento attraverso bonifico. Questo perché, molto probabilmente, una volta ottenuto il bonifico, l'utente sparirà. Per ogni ulteriore informazione potete contattarci al sito ufficiale della Polizia Postale e delle Comunicazioni www.commissariatodps.it.